Eccoci qui anche questa domenica, benvenuti ad una nuova puntata di Comò. Anche oggi siamo prontissimi per trascorrere un bel po' di tempo insieme, ma soprattutto abbiamo un Comò bello colmo di tanti consigli e tante novità. Apriamo subito il primo cassetto, iniziamo! Ed ormai una vera e propria tradizione partire subito dal costume, infatti anche oggi torniamo nell'ambito della fiera Promessi Sposi, dove Giancarlo ha messo a frutto quello che è il suo divertimento preferito, scherzare con tutti i futuri sposi, ma soprattutto carpire i loro segreti di coppia. Vediamo. Ma questa fiera ti illumina, ti dà idea di quello che devi fare per il futuro? L'abito dello sposo come deve essere? Questo è un fregatore. Mi colpisce. Quel che lo colpisce. Siamo venuti per lei, no? In bronze. E l'abito della sposa come deve essere? Dai, dillo. Non lo so. Dai. E li devo provare. L'abito della sposa? Anche peso. Ma lo vuoi in pompa magna? No. Vuoi assomigliare a Madame Pompidou? No. Semplice. Semplice? Sì. Come deve essere? Minimale, minimale, come sei tu? Sì. Visto che guardavi l'abito verde, vestito di verde ti vedo bene. Perché? Perché siccome sei tutto rosso, rosso e verde. Ma non so se è rosa, adesso sono rosso. Adesso. Che cosa ne pensi di questo mondo sposi? Io sinceramente non mi sono ancora sposato, sono venuto qui apposta per vedere se c'è qualche sala ricevimenti, qualche vestito adatto per me. Perché il nostro, io ho pensato, è nata la bambina, mo vedo se riesco a trovare qualche sala, così magari l'ho fatta apposta la bambina perché volevo che lei portasse le fedi come sull'altare. Gianluca, che ora è? Le 5 meno 10. Scusami, io devo correre, mi parte l'autobus. Ciao. Andremo. Allora. Quanti anni hai, Giuseppe? 25. Fai il calciatore? Vi voglio fare vedere come cammina Giuseppe. Allora. Tu stai sposando un uomo che cammina così. Non è bello ciò che è bello, ma è bello quello che piace. Direbbe Floriana. Ecco, esatto. Che cosa ti è piaciuto di Giuseppe? La camminata. Che cosa ti è piaciuto di questo fanciullo? Tutto. Non esagerare. Tutto. Cioè lei ha trovato te o tu hai trovato lei? Insieme. Ci conoscevamo già prima. Eravate già amici su Facebook, sì. No? E quindi vi siete frequentati perché non ci vediamo, non ci incontriamo, andiamo fuori. La prima volta gli ho offerto una cena o una pizza? No, c'è. C'è cena, direttamente a fare. Sì. Secondo me tu ce l'hai piccolo. Non lo so, potessi se ce l'avessi piccolo, non starebbe con me, non lo so. No comment. Oh, la cioccolata è finita. Allora, io ho deciso di trasferirmi all'estero. Trasferendomi all'estero ho la possibilità, soprattutto nei paesi arabi, di sposare più di una donna. Quindi, se voi siete d'accordo, siccome io sono una persona possidente, ho un 740 che è diventato 780, 790, anche 800, è molto corposo. Quindi sono nella condizione di potervi mantenere tutte, di farvi dei regali, di comprarvi gli appartamenti, i gioielli, le case, di farvi star bene, però con un unico inconveniente, non ce la faccio. È un classico.
classico, non si fa mai i fatti suoi, perdonatelo, mi raccomando, però lui purtroppo è fatto così. Ora invece voltiamo pagina insieme e parliamo di moda, di un altro protagonista assoluto sulle passerelle per questo autunno-inverno 2013-14. Sto parlando della pelliccia e nello specifico sarà un vero e proprio must il visone, che troveremo non soltanto nei toni classici del nero, del marrone, del grigio, ma come vedete dalle immagini sarà anche coloratissimo. Infatti chi ama la pelliccia quest'anno la troverà ancora più calda e leggera e pensate, si trasformerà anche in un abito, quindi il visone perde la sua valenza tradizionale, da classico paltò diventa anche un abito molto caldo e avvolgente da sfoggiare soprattutto nei giorni più freddi. Ora invece apriamo un altro cassetto del Comò, vediamo cosa troviamo. Moda e tendenze. Lo sapete che nelle varie puntate di Comò di solito vi parliamo di quelli che sono i trend e le novità del mondo degli adulti. Oggi invece ci concentriamo sul children's wear. Cosa andrà di moda nel mondo dei bambini, ma soprattutto ci accorgeremo come lo stile dei più piccoli è sempre più conforme al mondo degli adulti. Vediamo. I know you want me. La moda che coinvolge il mondo dei bimbi è il vero e proprio linguaggio dell'allegria, un modo per essere spensierati, per giocare con i propri bimbi, ma allo stesso tempo per cavalcare quelle che sono le nuove tendenze autunno-inverno 2013-14, delle quali parleremo con Alessandro. Benvenuto sul Comò. Grazie mille. Allora, raccontiamo un po' che cosa andrà di moda in questo inverno nel mondo dei bimbi, dei bambini. La moda della bambina è sempre legata comunque in questo periodo diciamo, a delle geometrie sia su stampa che su jacquard. I tessuti vanno, diciamo, avendo proprio un clima molto changeable. E diciamo che abbiamo sia tessuti un po' più leggeri come i cotoni o i jersey in misto cotone, che anche la lana, fino ad arrivare poi, diciamo, agli imbottiti. Per la bambina c'è tanto floreale e tanti motivi, dal pois al tartan geometrici, e per il bambino devo dire che c'è anche una rivisitazione comunque di micro fantasie, micro jacquard, quasi dei vecchi motivi di cravatteria in alcuni brand, e anche del militare. Moda che appartiene al mondo degli adulti, però il mondo degli adulti schiaccia l'occhio al mondo dei bambini nella moda, quindi un esempio lampante è quello di Moschino, come saprai, sia sull'uomo che sulla donna ricorda dei simboli, dei dettagli legati all'infanzia, fiocco famosissimo, gli occhi, le scritte. That's just one thing. Mi viene in mente, ora guardando quella felpina, proprio le faccine di animaletti piuttosto che di cartoon. Cioè, devo dire, un ritorno ai cartoon sia sul grande che sul piccolo. L'ottimizzazione del capo non è molto semplice come nel mondo degli adulti, perché crescono i bimbi. Come possiamo far fronte al fatto che i bimbi crescono e quindi dobbiamo trovare dei capi passepartout? Possiamo far così? Sicuramente anche con l'arrivo sul mercato anche di prodotti un po' più, tra virgolette, low cost, ma non brutti, quindi sempre belli, ma con meno attenzione alla confezione, sicuramente può arricchire il guardaroba e dare la possibilità magari di affiancare ai grandi marchi anche dei marchi un pochino di medio raggio, chiamiamoli così, che però, diciamo, hanno una ricerca di colori e di fantasie comunque sempre moderne e attuali. Il segreto è mixare, mix and match. Soprattutto. Grazie Alessandro. Grazie a voi. E quello dei più piccini è tutto un mondo da scoprire sicuramente. Ora invece parliamo della vita di tutti i giorni. Noi donne, per andare a fare la spesa o anche per andare al lavoro, preferiamo sempre un abbigliamento confortevole, è inutile negarlo. Per esempio amiamo indossare dei leggings, una felpa, delle scarpe ginniche o anche delle ballerine. Ed è sicuramente una voglia di libertà vestirsi in questo modo, una voglia di parlare con il nostro corpo. Tutto questo nasce da uno stile che torna prepotentemente di moda, anzi direi che è sempre molto attuale.
musicale, il ballet style, che è caratterizzato da oggetti e modi presi a prestito dalla danza, che ormai tentano anche gli stilisti di portare in passerella, come per esempio Donna Karan, questa nuova ispirazione modaiola che è arrivata direttamente dal mondo del musical e delle audizioni, soprattutto nel periodo in cui spopolò questo film ammazzato dalla critica ma carismatico allo stesso tempo, e sto parlando di Flashdance. E a tal proposito anche la critica Lina Sotis ha fortemente sostenuto questo modo di vestire e tra l'altro ha aggiunto che i trampoli fanno parte del vecchio mondo, le ballerine invece sono sicuramente molto ma molto più sexy. Ora invece torniamo nell'ambito della fiera Promessi Sposi, sia io che Giancarlo vi diamo un po' di consigli su quelle che sono le eccellenze del nostro territorio e del mondo del wedding. Vediamo. Eccoci qua, proseguiamo con la nostra puntata. Adesso andiamo a focalizzare l'attenzione su uno show che è andato in scena pochi giorni fa e che è una vera e propria tradizione per tutti gli amanti della lingerie. Sto parlando della sfilata di Victoria's Secret, che ha visto in passerella come sempre le più grandi top model del mondo con queste ali preponderanti, ma soprattutto con questa lingerie ultra sexy. Lo vediamo dalle immagini, e a rendere il tutto più dolce quest'anno a cantare in passerella è stata la regina del country pop, Taylor Swift, che in confronto agli angeli, per quanto si fosse impegnata con mini vertiginose e luccicanti, sembrava un'educanda. Non sono mancate le grandi come Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, e poi Cara Delevingne ha indossato il fantasy bra da 10 milioni di dollari, pezzo cult della collezione, che per chi non lo sapesse non erano cristalli Swarovski ma veri e propri diamanti. Ora invece apriamo insieme un altro cassetto del nostro Comò, vediamo cosa c'è. Troviamo social network. Anche questa settimana Giancarlo si è fatto il suo solito giretto per la rete e ha trovato un video molto interessante che è un vero e proprio spaccato dell'economia mondiale. Vediamo. E questo è lo spazio dedicato agli smanettatori della rete, tutti coloro i quali, compreso me, sono abituati a curiosare in internet e soprattutto guardare quali sono i video più divertenti, più esileranti, più particolari e che dicono la verità. E ne ho trovato uno in particolar modo che la verità la dice tutta e sintetizza quello che ci stanno facendo. Vediamo. Quando sarete pronti ad emergere, emergerete. Tutto il potere di cui avete bisogno è nelle vostre mani. Adesso guardatevi intorno. Il nostro sistema finanziario è stato derubato da una generazione di ladri. Mentre voi lavorate sempre più duramente per avere sempre meno, il gioco viene manovrato contro di voi. Ci stanno rendendo schiavi virtuali. Predatori al cuore del nostro sistema finanziario, che impongono i prezzi delle nostre più preziose risorse. Cibo, acqua, energia, oro. 60 anni fa la produzione industriale aumentava così rapidamente che si prevedeva che oggi le famiglie avrebbero vissuto agiatamente anche con lo stipendio di una sola persona, che avrebbe lavorato solo 10 ore a settimana, e ci saremmo chiesti cosa farne del tempo libero. Cosa ne è stato di quel sogno? In quel periodo ci voleva una settimana di lavoro a tempo pieno per fare ciò che oggi può essere fatto in 10 ore. Abbiamo tecnologie mille volte più potenti. Ci possiamo connettere in modi che non avremmo mai immaginato. Adesso noi siamo 100 volte più ricchi di quanto avremmo potuto essere negli anni 50. Noi siamo gli eredi di un grande fondo di prosperità. 70 miliardi di miliardi solo negli Stati Uniti, più di 200.000 dollari per ogni uomo, donna, bambino. L'unico motivo per cui non ne usufruiamo è perché questa ricchezza è spazzata via da una classe criminale corrotta. Loro creano corporazioni gigantesche, aumentando i prezzi, abbassando i salari, rubando i frutti della nostra produzione. Mentre un tempo una famiglia prosperava con un solo stipendio, adesso entrambi i genitori sono costretti a lavorare, donando il loro tempo alla produttività, lottando per sbarcare il lunario.
Loro controllano i media, usando i problemi sociali per dividerci e mettere fratello contro fratello. E ci ritroviamo a combattere gli uni contro gli altri per motivi che le lobby decidono. Ci terrorizzano con i fallimenti bancari, ma qualunque somma perdano siamo noi a doverla recuperare dai nostri redditi, e succede ogni singolo giorno. Non vendetevi a questi criminali, che abusano di voi, vi schiavizzano, rubano la vostra vita, che vi dicono cosa fare, cosa pensare, cosa sentire. Sostituiamo il sistema corrotto con un sistema migliore, ma migliore per tutti. Siamo noi a creare la ricchezza, non loro. Ed è arrivato il momento di riprendercela. Rivendichiamo i frutti della nostra produttività, condividiamo tutta la nostra prosperità. Possiamo fare questo adesso. Noi siamo i creatori. E quando ci uniamo insieme, abbiamo il potere di creare qualsiasi futuro noi vogliamo. E questo era quanto. Diciamo che il video di questa settimana non fa assolutamente sorridere, anzi fa pensare. Comunque continuate a postarci i video più divertenti. Lo potete fare tranquillamente sulla nostra pagina di Facebook, Giancarlo Montingelli, Comò o Mary Di Gennaro. E comunque noi abbiamo un canale su YouTube che è quello di Giancarlo Montingelli o di Mary Di Gennaro, dove voi potete tranquillamente rivedere sia le puntate che i video. Quindi ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Avete visto, oggi ci siamo fatti un po' più seri, abbiamo preferito mandare in onda un video che ricalca perfettamente la situazione contingente, proprio per non perdere di vista il momento critico in cui tutti quanti ci troviamo. Però la prossima volta continuiamo a divertirci insieme, anzi condividete i vostri video, quelli preferiti, quelli che più vi piacciono, sulle nostre pagine di Facebook. Adesso invece voltiamo pagina, parliamo di un'icona di stile, o meglio di una carissima amica che abbiamo incontrato più volte, Anna Dello Russo, direttrice di Vogue Japan. E proprio questa settimana su Dagospia è stato pubblicato un articolo che mette in luce ancora una volta come, oltre ad essere un'icona di stile, lei è anche un'icona del mondo gay. E tra l'altro ha anche dichiarato che adoro lo straordinario, adoro il kitsch, l'eccesso, amo la diversità dei linguaggi, l'eterogeneità delle forme, non esiste un alto e un basso, un bello e un brutto, tutto può convivere, deve convivere. Io amo il cattivo gusto, amo gli opposti, il diverso, il folle, in barba al conformismo, triste e mediocre del ripetitivo. E infine ha aggiunto: io sono un infedele per natura, come d'altronde anche la moda, che cambia in continuazione. Adesso apriamo insieme un altro cassetto del Comò. Forza! Arriva la nostra rubrica Beauty. Questa settimana è tornata a trovarci la dottoressa Elisa Ciraci, che ci parla del colesterolo. Lo sapevate che esistono due tipi di colesterolo? Quello benigno e quello maligno? Quello buono e quello cattivo? Io no. Vediamo. Parlando di colesterolo, dobbiamo distinguere il colesterolo buono dal colesterolo cattivo. Il colesterolo buono svolge sul nostro organismo diverse funzioni importanti, perché oltre ad essere lo spazzino delle nostre arterie, è responsabile della produzione di vitamina D, della produzione di ormoni e facilita anche la digestione grazie alla produzione della bile. Quello dalla quale noi dobbiamo difenderci è il colesterolo cattivo, perché un eccesso aumenta il rischio di sviluppare placche arteriosclerotiche, che quindi predispone a patologie cardiovascolari. Come sempre, una sana e corretta alimentazione ci aiuta a combattere il colesterolo cattivo. Ma vediamo in che modo. Come sempre, dobbiamo cambiare la qualità degli alimenti, mettendo a tavola quelli di origine vegetali. Quindi largo spazio, come sempre, ai legumi, da 3 a 4 volte a settimana, privilegiando soprattutto soia e lupini, perché combattono la produzione del colesterolo cattivo. Il pesce non deve mancare, perché abbiamo imparato a essere un'ottima fonte di acidi grassi poliinsaturi, soprattutto di omega 3, e frutta e verdura a go-go. Ricorderete bene che alimenti di colore bianco, grazie alla presenza del solfuro di allile, sono in grado di tenere sotto bada il colesterolo, per cui largo spazio agli alimenti di colore bianco. Privilegiamo anche le cotture che non siano molto grasse, quindi in caso di ipercolesterolemia dobbiamo imparare a cuocere a vapore, a usare il microonde, a favorire le grigliature cercando di ridurre le fritture e le cotture in padella.
Vediamo invece quelli che sono gli alimenti che non ci aiutano nel caso di ipercolesterolemia. Soprattutto alimenti di origine animale, quindi assolutamente non sono indicati burro, strutto, lardo, olio di cocco e di palma, di cui la Nutella è un'ottima fonte, per cui bollino rosso per la Nutella. Non vanno bene le frattaglie, il tuorlo d'uovo deve essere ridotto e non vanno bene le carni grasse. Quindi impariamo a togliere la parte visibile bianca dagli alimenti e cerchiamo di mangiare dei formaggi che hanno una percentuale di grassi inferiori al 45%. I legumi, che sono, come dicevo prima, un'ottima fonte di fibre, aiutano molto in questa situazione. Infatti le fibre che cosa fanno? Riducono la produzione del colesterolo cattivo, quindi sono ideali anche i cereali integrali. Ovviamente, come sempre, una sana alimentazione non è sufficiente se non è abbinata ad uno stile di vita corretto. Quindi stop al fumo, perché abbassa la produzione del colesterolo buono e ostruisce le arterie, e sì ad attività fisica, che in questo caso deve essere aerobica, quindi cammino a passo veloce, spinning, bicicletta e qualsiasi attività che sia fatta all'aria aperta. Buona serata a tutti. Torneranno anche la prossima settimana i nostri consigli in fatto di nutrizione. Ora invece vi voglio parlare di shopping, che non è soltanto una nota dolente per chi deve strisciare la famosa carta di credito, ma può far bene. Infatti a questo ci ha pensato Maliparni, che ancora una volta promuove la sua iniziativa di moda solidale. Infatti, se siete dalle parti di Milano, fino al 30 novembre potete accedere allo spazio nomade di Maliparni, che sostiene ancora una volta l'iniziativa alle scuole di strada di Haiti e permette di dare istruzioni, acqua, cibo e cure mediche a più di 8.000 bambini. Quindi se la moda può sostenere progetti importanti come questo, quindi che ben vengano. Ora invece torniamo nell'ambito della Fiera Promessi Sposi per altri consigli molto utili in fatto di matrimonio. Vediamo. Eccoci qua, torniamo su Comò. Intanto approfitto per ricordarvi un appuntamento molto importante. Martedì torna la seconda puntata di Comò Speciale Sposi, quindi andremo in onda alle 23.30 su Telenorba 7. Vi aspetto con tanti altri consigli e tante altre novità direttamente dalla Fiera Promessi Sposi. Intanto per oggi abbiamo concluso, grazie come sempre per essere stati in nostra compagnia, ringrazio per l'ospitalità i fratelli Pancotto e oggi chiudo con un aforisma di Rita Levi Montalcini, che diceva: meglio aggiungere vita ai giorni che non giorni alla vita. Ci vediamo domenica prossima alle 23 su Telenorba 7 con una nuova puntata di Comò, l'essenza dello stile. Un grande bacio, ciao!